Post-sisma verso la ricostruzione, non bisogna più perdere tempo ora che ci sono le risorse, le considerazioni di Confprofessioni Molise. Dopo la nomina del presidente della regione Donato Toma a commissario per la ricostruzione e l'annunciata partenza dei lavori dopo il sisma dell'agosto del 2018, non resta ora che accelerare i tempi e utilizzare al meglio i fondi stanziati, 39 milioni di euro, nell'interesse pubblico, perché il Molise non può aspettare. Queste le considerazioni di Riccardo Ricciardi, presidente di Confprofessioni Molise, da sempre attento alla questione. Il vertice della Confederazione ha infatti più volte sollecitato l'avvio degli interventi per ridare dignità al territorio e ai circa 200 cittadini sfollati, avvalendosi di valide professionalità, compresi i cosiddetti precari del Sisma Molise, coloro che potrebbero gestire i cantieri con competenza e celerità, essendo personale formatosi per oltre un decennio. Ben venga, ha continuato il presidente Ricciardi, l'annunciata volontà del governatore Toma di rimboccarsi le maniche, lavorare sodo e recuperare il tempo perso e di convocare a stretto giro i sindaci dei comuni interessati per fare insieme il punto della situazione. Ma tutto questo deve avvenire velocemente e concretamente.